Parole e miti. Apro questo diario. Si chiude un sipario. Questo scenario di parole e miti, forse mai davvero capiti. Questi gesti su di un palcoscenico in prova sembra la stessa, eppure è una scena nuova. Tra drammi, atti e canovacci, negli abiti eleganti ci si sente come stracci. Sullo sfondo una clessidra disegnata che resta ferma, che non viene girata a scandire il tempo, solo in parte quello che rimane impresso, che non è mai lo stesso. Ma tenda gigante separa dalle aspettative, pur essendo schive di sentirsi vive, e rimane chiusa lo spettatore disattento che si perde a guardare ciò che sembro e non vede ciò che sento. Così come veicoli di parola incompresa siamo su una scala che sale in discesa. Su sedie stabili di forse facili giudizi c'è un forte vociare come in dei comizi. La tenda è aperta solo da un lato. Siamo agli inizi, ma ci abbiamo provato, con passi incerti su questo teatro incompleto. Non so recitare. Non è un mistero, non è un segreto. In platea la nomea degli insuccessi passati, quando alzandosi in piedi, voltando le spalle, molti si sono allontanati. Ma si guarda che resta la sua emozione, che sia lo spazio di una clessidra la tua occasione, così spaurita ma forte verso l'unico spettatore nella sala. Scendi più decisa dalla tua scala ed ascolti il suo applauso convinto, meglio un elogio sincero di uno diffuso ma finto. Ma quello spettatore ti conosce bene, conosce il tuo dolore, pur non amandone le scene. Ti spiegherà presto che chi si allontana lo fa perché è onesto. Non è meschino, solo non riesce a starti vicino, forse per paura, forse per rispetto. Anch'io lo riconosco e lo ammetto. Accolgo gli altri con una grande tenda, ma semichiusa, per timore di raccontarmi, di rimanere delusa. Così, questo mio diario, come un inverosimile copione, mi concede attenzione. E si chiude come un sipario dopo un canovaccio, e ci si sente meno come uno straccio. Se nel tempo di una clessidra finta hai vissuto un abbraccio che non solo per metà ti è convinta.